alzate gridi di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti. Gloria, alleluia.
fido in te, Signore. Tu sei l'unico Dio. Voglio invitarvi a aprire la Bibbia nell'Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 6. Cominceremo dal verso 7, la pagina 225, che ha l'edizione della Nuova Diodati. Ripeto, capitolo 6, Epistola di Paolo ai Galati. Incominceremo dal verso 7. E a Dio appartiene tutto l'onore e la gloria. E voi rispondete e noi rispondiamo: Amen. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Guardate con quali lettere grandi vi ho scritto di mia propria mano. Tutti quelli che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Infatti, neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti
all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù, infatti, nella circoncisione, nell'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure sull'Israele di Dio. Del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il contrassegno del Signore Gesù. Fratelli, la grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia col vostro spirito. Amen. È una parola che mi ha lasciato nel momento poc'anzi che aprivo e venivo attratto da questi versi. È una parola che già colpiva il mio spirito, nel mio intimo, con questa serie di raccomandazioni che l'apostolo delle genti, l'apostolo Paolo, rivolgeva al popolo della Galazia, ai Galati, che molte volte ha dovuto anche prendere in una certa maniera, con una certa, diciamo pure, forza disciplinare, nel senso proprio della riprensione. In un passo trovate scritto Galati insensati. Ma qui vedete, ancora abbiamo esaminato dei versi che vengono alla vita di ognuno di noi. Nessuno può dire che è esente, nessuno può dire che questa parola non gli è indirizzata, perché la parola di Dio è indirizzata soprattutto a coloro che amano Dio, che vogliono fare la volontà di Dio. Che vogliono fare la volontà di Dio. Vogliamo fare la volontà di Dio. E questa parola ci ritrova, e io spero ci trovi preparati per poter esaminare con introspezione, con desiderio profondo, la nostra realtà spirituale. Mi sto rivolgendo ai fratelli, mi rivolgo a voi innanzitutto che siete qui nella sala, mi rivolgo a tanti fratelli che ancora ci seguono, ma mi rivolgo anche a tante persone che probabilmente hanno la loro buona istruzione religiosa. Mi rivolgo a tutti coloro che amano la parola di Dio, e chi ama la parola ama Dio. Come non si può conoscere Dio senza la parola, non si può amare Dio se non si ama la parola di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Vedete, fratelli, abbiamo veramente delle indicazioni particolarmente precise, e ci troviamo davanti a un apostolo che, come tutti i servi di Dio, non hanno una vita semplice, una vita tranquilla, come si suol dire. A volte ho percepito spesso un significato che un caro fratello ogni tanto mi ha inculcato un pochino nell'orecchio. Quando la gente pasce, voglio usare questo termine, vive cioè in una maniera agiata, parliamo in senso materiale naturalmente, e questo fratello dice che fanno parte di una categoria dei tranquilli. Questo vale fino a un certo punto, perché sappiamo che la categoria dei tranquilli può avere una tranquillità nel portafoglio, ma se non c'è tranquillità nel cuore, anche se il portafoglio è tranquillo, anzi, c'è una perturbazione, e soprattutto ci possono essere delle mareggiate che quella tranquillità la mandano a benedire. La tranquillità ci viene dalla fede, e da una fede concreta in Gesù Cristo il Signore. Ma la vita del servitore, la vita dei servitori in tutti i tempi, e la vita di Paolo in questo caso, è quella che stiamo additando, non è stata una vita facile, perché non è facile portare il peso del vero ministero quando c'è un reale ministero, quando c'è una reale chiamata, quando c'è una reale responsabilità, quando c'è veramente che si vive un'unzione, quando non c'è la professione, ma quando c'è la fede professata. Sia benedetto il nome del Signore. Qualcuno forse mi troverà un po' filosofo nella mia in questa età che si sta maturando, ma non è filosofia. Vi assicuro che assolutamente è una constatazione di fatto che viene dalle constatazioni di tante cose che avvengono giorno per giorno, di tante realtà della vita e della vita che circonda tutti quanti noi. Viviamo una vita all'insegna di quello che è la realtà di tutti i giorni, tutti i momenti, e ogni giorno ci porta i suoi affanni, ma per grazia del Signore, rimanendo con Lui, ci porta anche ogni giorno la benedizione di Dio. Che Dio vi benedica anche in questo momento. E la benedizione del Signore vi arricchisce. Non vi benedico io, vi benedice Dio. Alleluia al Signore.
Perché quella è la benedizione che ci serve, vero? E notate come l'Apostolo in tante maniere ha trovato difficoltà. La sua predicazione era in contrasto anche con i religiosi dell'epoca. Chi erano i religiosi dell'epoca? I scribi, i farisei. E si trova anche in contrasto con cristiani ebrei, ebrei diventati cristiani, che in diversi punti della scrittura troviamo e troviamo che vogliono appesantire coloro che hanno ricevuto il Signore, coloro che hanno ricevuto Cristo il loro Salvatore, e li vogliono appesantire con quella che era la vecchia legge mosaica, con una parte di quella legge che Gesù è venuto per completare, non per annullare, per completare. Per cui è doveroso dire, soprattutto a coloro che sono nuovi in questo linguaggio, che cos'è la circoncisione, che cos'è l'incirconcisione, perché Paolo parla di circoncisione e incirconcisione, perché era un'usanza, o meglio, era una parte della legge mosaica che Dio aveva dato agli uomini del deserto, al popolo del deserto, che poi abbiamo visto e molto chiaramente aveva dei fini igienici, dei fini che aveva una certa realtà per quello che erano quelle zone, per quello che erano quelle temperature, per quello che era anche l'igiene personale, che notoriamente in tempi diversi ha portato anche e ha portato tante negative conseguenze sulla vita umana, sulla salute umana, ma aveva anche un significato spirituale. Il taglio, la circoncisione che doveva servire, ho detto, per questo scopo, serviva anche quale ubbidienza a Dio, quale il tagliare qualcosa, e avveniva nei soggetti di genere maschile, avveniva in un determinato tempo, potrete leggere tranquillamente nei libri dell'Antico Testamento tutto ciò, non è questo l'argomento che voglio trattare, soltanto per dare una indicazione di massima, gloria al Signore. Ma ci ritroviamo che lo stesso Apostolo si trova in contrasto con gruppi che continuano a dire bisogna circoncidere, no, non bisogna circoncidere, ma in poche parole, dietro la circoncisione e l'incirconcisione, che cosa c'era? E cosa c'è? La regola della religione, le regole delle religioni, tutte le religioni hanno tante regole, è vero? Mi direte anche la religione cristiana ha le regole. Io non la chiamerei religione cristiana, io preferisco chiamarla la fede cristiana. Perché quando si parla di religione parliamo di statuti, parliamo di norme, parliamo di disposizioni, parliamo di tante altre cose. Mi sembra quasi che dovremmo parlare come parliamo del codice civile e del codice penale e altri codici. Ma quando parliamo della fede cristiana io vedo soltanto la cosa più grande e più bella. Dio che si è fatto uomo, l'uomo che si è accostato all'uomo e poi l'uomo che è morto per l'uomo, ma è tornato ad essere Dio alla testa del Padre. Gloria al nome di Gesù. Io vedo l'amore di Dio. Ah, quando parlo dell'amore di Dio mi rallegro già interiormente. Amore di Dio, vero amore, senza compromessi, senza tante apparenze. E viviamo in un mondo di cui io credo siamo un po' stanchi tutti quanti, un mondo fatto di compromessi, un mondo fatto di apparenze, un mondo fatto di parole e paroline, un mondo fatto di indicazioni, un mondo fatto di statuti, un mondo fatto di tante regole, ma tutte queste regole alla fine inaridiscono la vita. E succede sempre che capita che possiamo incappare anche involontariamente, nella non osservanza di certe regole, nella non applicazione di certe cose. Eppure c'è una legge che dice, e per renderli cari è notorio, c'è una legge che dice che non ammette ignoranza, è vero? Pensate che grande difficoltà. Io credo che non tutti noi conosciamo tutte le leggi dello Stato. È vero? Come si fa a conoscere tutte le leggi dello Stato, specialmente in uno Stato come il nostro, dove le leggi ce ne sono e ce ne sono ogni giorno a migliaia? Oh, non voglio tediarvi con queste cose, ma voglio semplicemente portarvi a una considerazione, alla considerazione di quello che involontariamente o volontariamente o dovutamente, e questo non voglio invitare nessuno a disubbidire, anzi, noi dobbiamo essere ubbidienti e ubbidienti alle autorità, ubbidienti alle leggi, ubbidienti a tante cose. Ma quante cose appesantiscono la nostra vita? E tutte queste cose, tu devi fare questo, tu devi fare quello, e devi fare quell'altro, e devi fare quest'altro. Non ci accorgiamo che alla fine noi diciamo e parliamo di libertà, ma tante volte non sentiamo la libertà nella nostra vita. Siamo appesantiti.
E fin quando si faccia, e si fa pure, in quelle che sono le norme legislative, in quelle che sono le norme societarie, le norme di tanto genere, va pure bene. Ma quando si vogliono portare le regole, quando si vuol portare quello che è esterno, che è mondano, nella spiritualità, in quello che è l'insegnamento della parola, allora poi diviene veramente una forma, è una forma, possiamo dire, di schiavitù. Usiamo proprio questo termine. Ma con questo vogliamo dire che forse non dobbiamo essere cristiani? No, con questo vogliamo dire che dobbiamo essere soprattutto cristiani. E per essere cristiani dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio. E notate i primi versi, proprio il verso 7 che abbiamo letto. E dice, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito con la S maiuscola raccoglierà vita eterna. Vogliamo fare il bene. Dobbiamo fare il bene. Ma più che dobbiamo, io credo che il Signore gradisce che noi diciamo vogliamo. Perché il dobbiamo esprime un dovere a cui non possiamo sottrarci. Ma il vogliamo esprime la nostra volontà davanti a questa realtà. E oggi come oggi, e in tutti i tempi è stato un poco così, forse oggi è un pochettino più diciamo eclatante la cosa che sto per dire, ma in tutti i tempi abbiamo visto che chi fa del bene generalmente riceve il male. È vero? È vero così? Beh, possiamo che quasi nella totalità delle volte è proprio così. Che poi tanta gente, anche tanta brava gente, comincia a dire, ma chi me lo fa fare di fare il bene? Se io facendo il bene ricevo il male, a me chi me lo fa fare di fare il bene? Ma qui troviamo subito la parola dell'Apostolo del Signore, troviamo la parola di Dio che ci dice che dobbiamo continuare a far del bene. E lo dobbiamo continuare a fare non come una regola. Non dobbiamo farlo perché siamo obbligati dalla nostra buona religione a fare il bene, ma dobbiamo fare il bene perché il bene è venuto a vivere, ad esistere nella nostra persona fisica. Quando Gesù Cristo è entrato in noi, quando ha perdonato il nostro peccato, quando ci ha fatti nuove creature, figli di Dio, e come figli di Dio noi il male non lo dobbiamo saper fare più. E il fare il bene è qualcosa di spontaneo, spiritualmente parlando, è naturale. Amen? E allora questa espressione torna, e torna soprattutto per coloro che fanno il bene. E quelli che fanno il bene lo fanno perché non è nella capacità umana poi di fare il bene. L'uomo può fare qualcosa di buono. Ma il bene, nel senso più lato, lo si può fare soltanto quando si è nella comunione con Dio. Ci sono tante persone, è inutile che sto a citarvi, che fanno tante belle offerte. Persone che ancora danno delle grosse somme, costruiscono ospedali, una bella lapide scritta là vicino, i nostri benefattori, i grandi benefattori. Ma quando ne avete scoperto che quei soldi che hanno investito erano stati rubati a tanta povera gente? Quante ce ne sono stati? Ma molti altri non se ne vedranno mai. Oppure questa gente stessa, ecco, per la soddisfazione di leggere in una lapide, in quel che può essere una targa, è stata una persona che ha fatto il bene. Fanno il bene, ma non si fa il bene per questo. La parola di Dio dice che la destra, la nostra mano destra, non deve sapere ciò che fa la mano sinistra e viceversa. Amen. Noi siamo chiamati a fare il bene perché c'è anche una regola spirituale. Ecco, parlando di regola, ce n'è una spirituale. Una che non è difficile da applicare, ma più che regola è una determinazione spirituale. Quello che l'uomo semina, quello raccoglierà. D'altronde è naturale, io non mi aspetto che un contadino che semina grano possa raccogliere cicorie. E non possiamo ancora pensare che chi ancora semina cicorie possa raccogliere grano. Siete d'accordo? Quello che uno semina, quello si ritroverà. E nella parola di Dio è molto chiara, c'è chi semina per la carne e raccoglie per la carne, ma c'è chi semina per lo spirito e raccoglierà per lo Spirito Santo. Gloria al Signore. Ora decidete voi in che cosa state seminando, se avete seminato, se intendete seminare ancora. Io quanto a me credo sul consiglio della parola di Dio, quanto a voi, quanto a noi, io spero, tutti quanti siete d'accordo, vogliamo continuare a seminare nello Spirito di Dio. Perché? Perché nella carne
tutte le cose che si raccoglieranno, ma anche le cose buone della carne, quelle che ancora possono portare un certo benessere, una certa soddisfazione. Alla fine cosa succederà? Che questa carne è carne, verrà il momento che la carne conoscerà la corruzione. Oh, non sto parlando delle mani pulite, delle mani sporche, mi riferisco alla corruzione di quello che è proprio la degenerazione del nostro organismo, della nostra vita biologica, che avrà un tempo, e quelle cose per la carne dureranno finché c'è la carne, ma quando non ci sarà la carne, quelle opere che fino hanno fatto sono finite con la carne. Ma seminando per lo spirito cosa succede? Io credo che vi state rallegrando già nel pensarlo. Seminando per lo Spirito, raccoglieremo per lo Spirito a vita eterna. Vita eterna, diciamolo insieme. Vita eterna. Ancora una volta, vita eterna. Solo Gesù ce l'ha donata. Gloria al Signore. Ecco che questa parola comincia a prendere un pochino, io spero, una forma che possa far comprendere. Perché questa parola, ripeto, non è da sottovalutare, non è una parola di carattere generica, non deve essere una parola come tante parole, perché queste non sono chiacchiere, è parola di Dio, e Dio è fedele. Gloria al Signore. Amen. Questa parola non deve entrare da un orecchio e uscire dall'altro orecchio. Questa parola, per poter essere produttiva, per essere una parola che edifica, per essere una parola che ci rende robusti in questi anni, spiritualmente parlando, è una parola che deve essere ritenuta nel cuore, deve essere depositata nel cuore. E il cuore notoriamente non è il muscolo cardiaco, ma cuore si intende per lo spirito dell'uomo che è in comunione con lo Spirito Santo di Dio. Io non so quanti di voi siete in comunione in questo momento con lo Spirito del Signore, e che il Signore possa far gioire la nostra vita. Amen. Amen. Gloria al Signore. Chi semina per la sua carne, dice questa scrittura, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito Santo raccoglierà vita eterna. Ed ecco l'avvertimento, ed ecco l'esortazione apostolica, ecco l'esortazione dello Spirito Santo di Dio. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Gloria al Signore. Finché c'è tempo facciamo il bene. Vogliamo fare il bene? Io spero anche tanti che ci ascoltano attraverso la televisione hanno deciso di fare il bene. La prima cosa buona che puoi fare, ricevi con umiltà, con sincerità, la parola di Dio. Cristo è la parola rivelata di Dio. Alleluia! Fare il bene. C'è tanta gente che fa tanto male. Ne abbiamo dai giornali, dalle cronache cittadine, dalle cronache paesane. Ma sono anche le cronache paesane, no? Molte volte non vengono scritte perché sono troppe le cronache. Io preferisco i libri delle croniche che abbiamo nella parola di Dio. Ma oggi ci sono tante cose che disturbano la nostra vita, tante realtà che disturbano la nostra vita. Oh, pensate se tutti mettessero in pratica la parola di Dio. Ci sarebbe un nuovo paradiso terrestre sulla nostra terra e nella nostra nazione. E noi siamo in una nazione che è definita per storicità la nazione del cristianesimo. Ci prepariamo e si prepara la religione, una volta ufficiale di Stato, a fare una grande festa, quello che è, con tutte le buone intenzioni, con tutte quelle che sono i presupposti. Ma io credo soltanto una cosa, c'è bisogno veramente, chissà, che la nostra nazione ci potessimo mettere tutti quanti con la faccia per terra a dire: Signore, rompi questa catena di violenza, togli il peccato dalla nostra nazione. Per qualcuno sarà uno svampito, ma sono uno svampito di quelli che credono nella parola di Dio. Ce ne sono parecchi come me qui, vero? Gloria al nome del Signore. Alleluia. E diceva anche in questo l'apostolo, ha usato un'espressione molto dura. L'apostolo aveva, in un verso l'abbiamo letto così chiaro: del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il contrassegno di Gesù Cristo. Anche l'apostolo aveva le sue, era molesti, i suoi disturbi, le sue critiche, le calunnie. E questo ci riallacciamo al discorso che iniziavamo
a priori, parlando del peso del ministero, del vero ministero, che è fatto in una maniera che tutti quando guardano il servitore di Dio, molti ammirano perché c'è un popolo che ascolta, c'è un popolo che ancora ubbidisce, c'è un popolo che stima. Ma a Napoli c'è sempre quel proverbio che è bene recitare ogni tanto, che a Pulcinella lo si vede solo quando va in carrozza, ma il ministero, dietro al ministero, il background, come si dice nel gergo ormai noto del ministero, c'è sofferenza. Perché tutti quanti noi, chi più, più meno, quelli che veramente vogliono servire il Signore senza compromessi, quelli che vogliono servire Dio senza le carriere, portano il segno, una minima parte, delle sofferenze di Gesù Cristo. E siamo gioiosi a volte anche in queste minime sofferenze di essere reputati degni di poterle portare. Sono minime, non sono quelle di Cristo. Cristo ha portato le sue grandi sofferenze. Noi possiamo soltanto mettere in pratica, e vogliamo tutti mettere in pratica, quello che egli stesso ha detto: chi vuole essere mio discepolo, come dice la Scrittura, rinunzia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce in spalla e mi segua. Alleluia al Signore. Ed ecco, fratelli miei, l'altra parte a cui si collega. Abbiamo parlato appunto di questo che era, diciamo pure, un rito, una legge mosaica, o questo che ha creato tanti disturbi, di questo taglio, vero, di cui facevamo prima menzione, della circoncisione. E anche l'Apostolo, anche in questo, ci dice qualcosa. Innanzitutto però io vorrei semplicemente prendere e fare una parentesi. Un verso che non abbiamo mai evidenziato, un verso che in questo momento mi sento di mettere a fuoco, un verso bellissimo, un verso che era per i Galati, ma io credo che è un verso che è per tutti quanti noi. È esattamente il verso 11. Guardate con quali lettere grandi vi ho scritto di mia propria mano. Non dice niente? Io vedo in questo tutto il desiderio e l'amore dell'Apostolo, l'amore di Gesù Cristo nell'Apostolo, il quale poteva dare incarico. È notorio che alcune lettere di alcuni sono state trascritte da altri servitori. Lui dice: vi ho scritto di mia propria mano, e a lettere grandi, indubbiamente, si riferisce alle dimensioni dello scritto, o no? Io credo. E questo per dire, prestate bene attenzione. Non vi sto scrivendo a lettere piccoline che qualcuno dice non riesco a leggere, o qualcuno potrebbe dire non riesco a sentire. Io vi ho scritto a lettere grandi di mia propria mano, perché quello che vi sto dicendo, diceva l'Apostolo Paolo e continua a dire lo Spirito del Signore, ve lo dice il Signore. Chi Signore? Chi è il Signore? Chi è il Signore? Voi non siete come alcuni che dicono che il Signore è generico. Signore è generico, ma il Signore è uno solo, o no? Il Signore è Gesù Cristo, non quello in croce, o meglio quello che ancora si tiene in croce a tutte le parti. Gesù non è più in croce. Io sento sempre quel verso del libro dell'Apocalisse, che è bellissimo, meraviglioso. L'avrò citato migliaia di volte, se non centinaia di migliaia. Forse se Dio mi dà ancora un po' di salute fisica, me lo sentirete dire tante altre volte. Io sono alla porta del tuo cuore e picchio, dice il Signore. Se tu apri, io entrerò da te e cenerò con te e tu con me. Gloria al nome del Signore Gesù. Questo Signore è meraviglioso. E l'Apostolo ci tiene a chiarire. E abbiamo detto, è l'Apostolo che è travagliato, è l'Apostolo che è perseguitato, di Paolo, e che si dica pure che è l'Apostolo dei protestanti, io lo ribadisco, è l'Apostolo che ha scritto quasi più di metà del Nuovo Testamento. Il Signore l'ha usato in maniera veramente potente, meravigliosa. Troviamo insegnamenti pratici, troviamo quello che ci serve per fare la volontà di Dio, senza dire questo si fa e non si fa. Sono insegnamenti che penetrano nello spirito e noi li mettiamo in pratica con una naturalezza. Perché? Perché vogliamo fare la sua volontà, abbiamo detto, vero? Vogliamo fare la volontà di Dio, sì o no? La vogliamo fare, amen. E questa parola
È una parola che ci vivifica, è una parola che ci accerta che siamo nella verità. Com'è bella questa definizione, mi piace? Questa parola ci accerta, ci assicura che siamo non in una verità, siamo nella verità. Perché la verità non è negli uomini, la verità è Cristo, Giovanni 14, io sono la via, la verità e la vita. E poi aggiungiamolo pure, nessuno viene al Padre se non per Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore. Amen. E l'Apostolo poteva vantarsi di tante cose, ma lui si vanta delle sue debolezze, lui si vanta delle sue persecuzioni, lui si vanta, tante volte l'hanno lasciato mezzo morto, ha dovuto, hanno pensato che l'avevano ucciso, poi il Signore gli aveva dato la forza di riprendersi, ha dovuto scappare di qua, di là, e fino ad entrare poi nella prigionia. Lui ha conosciuto quello che oggi se ne parla spesso, quelle che sono le carceri domiciliari, le prigioni domiciliari. L'Apostolo Paolo notoriamente è stato uno dei carcerati in questo senso, per la causa di Gesù Cristo non ha commesso mai nessun crimine, non ha fatto, l'unico crimine era predicare l'amore di Dio, la salvezza in Cristo Gesù, e per questo crimine vogliamo essere tutti criminali come lui. Amen. Alleluia al Signore. Amen. Ma a diversità di quel tempo in cui i funzionari della religione, in cui andavano e volevano a forza imporre, gli stessi ebrei diventati cristiani volevano appesantire il popolo con regole inutili, con una forma di tassa anche quello, non soltanto pecuniaria, ma anche dover fare una incirconcisione a un'età adulta, gente che non era nata ebraica, non era del popolo giudeo, dover fare certe cose. Se non facevi quello eri contro la legge, ma il Signore ci ha riscattato dalla legge. Noi siamo sotto la grazia. Siamo sotto la grazia. Che cos'è la grazia? È uno degli effetti dell'amore, dell'amore di Dio. È uno degli effetti dell'amore di Dio. La grazia, fra le tante definizioni che possiamo dargli, è stato il perdono incondizionato. Il sangue di Gesù Cristo ci purga, ci purifica. Vogliamo dirlo insieme? Voce alta. Il sangue di Gesù ci purga, ci purifica da ogni peccato. Gloria al Signore. Il sangue di Gesù è il sacrificio del Cristo. Gloria a Dio. E Paolo deve esprimere questo. Dice che molti si vogliono vantare nella carne degli altri. Vogliono manifestare agli altri un certo merito, un certo valore, utilizzando ancora altri esseri umani, mettendo dei pesi, mettendo delle cose che non si possono sopportare, in questo caso, ripeto, per uomini maturi, per uomini, per giovani, era veramente un peso che era diventato, era un peso insostenibile, insopportabile. Ma Cristo non è venuto per questo, non è venuto per mettere i pesi, Gesù è venuto per togliere i pesi, Gesù ha tolto il peso del peccato. Amen. Gesù ci ha fatto uomini liberi, di quella libertà che tante volte, se non ci accorgiamo, vorrebbero togliercela, ma non ce la potranno togliere. Nessuno ci può togliere quella libertà. Nessuno, dico proprio nessuno. Perché? Perché non è una libertà per quello che riguarda le nostre membra esterne. Non è una libertà che si riferisce al nostro movimento dei nostri piedi o delle nostre mani. Si parla della libertà del nostro spirito, nella comunione con Dio, nella intima comunione con Dio, alla gloria di Dio in Cristo Gesù Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Oh, so che forse sarà una parola ostica, ma io spero anche che non ci sia un'interpretazione di carattere, possiamo dire, di fraintesi. È una parola, è quella parola che il Signore ci dà in maniera schietta e spontanea, ed è una realtà che possiamo esprimere con una personale testimonianza. Io credo che non solo io, ma ci sono migliaia e migliaia e migliaia di fedeli testimoni di Gesù Cristo, amen, che non assumono il nome, che non hanno assunto la denominazione e col nome, ma che vivono una vita reale di testimoni della sua grazia e dell'amore di Dio ogni giorno. Io sono riconoscente a Dio, non so se voi lo siete altrettanto. Siamo riconoscenti a Dio, siamo riconoscenti per questa verità, siamo riconoscenti per questa parola. E la parola non è fatta di brodini, la parola è sostanza, la parola è vita, la parola ci rende più consapevoli e soprattutto la parola ci esprime una speranza che non è quella del mondo. Dico bene?
Voi sapete che in genere c'è un detto mondano che dice: chi di speranza vive muore disperato. Ma quella è una speranza negli uomini, nelle cose umane, nella semina della carne. Ma la speranza di cui parliamo è un dono di Dio che insieme alla fede ci porterà a vedere la gloria eterna in Cristo Gesù il Signore. E la nostra speranza è certezza. E Gesù non è soltanto la nostra speranza. Vogliamo dirlo insieme: Gesù è la nostra certezza. Questa certezza che viene dalla fede. È sempre l'Apostolo Paolo che dà questa espressione, se non erro, vero? La fede è certezza di cose che si sperano ma non si vedono. Gloria al nome del Signore. Innamoratevi della parola di Dio. Innamoriamoci sempre di più della parola di Dio. Innamoriamoci ogni giorno di più della parola di Dio. Amen. E qual è il vanto dell'Apostolo? Non è nel seminare nella carne altrui. Non è una semina nella carne. Dici: ma anche tu adesso stai predicando, stai seminando. Ma non sto seminando nella carne. Anch'io sto prendendo esempio e spunto da quello che è l'insegnamento apostolico e prima ancora l'insegnamento di Gesù Cristo, il Maestro. Io non sto seminando nella carne, io sto seminando nello Spirito. Sto distribuendo una parte del seme divino, della parola di Dio. E se il terreno spirituale, l'attenzione, il desiderio rappresenterà un terreno fertile, fecondo, produrrà 20, 30, 50 e, se Dio vuole, anche 100%. Siete d'accordo? Che ne dite? Amen! E le parole ultime dell'Apostolo non posso trascurarvele. Sono parole che ci fanno riflettere. Forse questo messaggio potrà essere stato seguito e seguito anche da servitori di Dio. Ce ne sono tanti qua, ce ne saranno anche oltre l'occhio elettronico, vero, della televisione. Ma notate quanto sono belle queste parole. Signore, rendici adatti a capirle, veramente, ad assorbirle. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. Gloria al Signore. Una nuova creatura. Se non c'è la rigenerazione, ma prima della rigenerazione ci deve essere una morte spirituale. La morte viene dal peccato, ma c'è una risurrezione spirituale con la rigenerazione, perché il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio? Ditelo forte, ma il dono di Dio? E noi diventiamo nuove creature soltanto mediante questo processo meraviglioso che fa parte della dottrina più importante dell'uomo, che è la dottrina della salvezza, vero? E nella fase della rigenerazione noi diventiamo nuove creature. Nuove creature. Chi è il creatore? Chi è il creatore? Dio, vero creatore? Nelle nuove creature c'è una creazione nuova spirituale della potenza di Dio per il sangue di Gesù e per l'opera dello Spirito Santo. Alleluia. Amen. Signore, rendici adatti a comprendere questa verità, questa realtà che cambia la nostra vita, perché soltanto le nuove creature possono chiamare Dio Padre. Siete d'accordo? Qualcuno recita a memoria: Padre nostro che sei nei cieli. Ma ti sei mai chiesto se veramente sei figlio a quel padre? Te lo sei mai chiesto? Puoi dire: sono figlio a quel padre solo se riconosci che tu sei stato crocifisso al mondo e il mondo è crocifisso a te, cioè a significare che la tua vita di un tempo del peccato è terminata, che c'è una nuova realtà spirituale, c'è una vita nuova spirituale, c'è il desiderio di vivere una vita santa, pulita, purgata, lavata dal sangue di Gesù. E le nuove creature si chiamano figli di Dio e seminano nello Spirito e entreranno nella gloria eterna. Gloria al nome del Signore. E concludo ancora con gli ultimi versi di questa parola che mi tratterei tanto di più se non fosse per le limitazioni impostici. Gloria al Signore. E su tutti quelli
che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia. E così pure sull'Israele di Dio. Su tutti costoro, su tutti quelli che camminano secondo questa regola. Allora, questa è una buona regola, vero? È una buona regola? È una regola. La regola, quando è buona, sta per aggiustare, sta per indicare, vero? Non parliamo delle regole che appesantiscono, parliamo della regola che ci fa essere più, diciamo pure, più spediti nel camminare, no? Mi piace questa espressione, credo che sia chiara, gloria al Signore. E questa regola è una regola santa, una regola che ci viene dal Signore, e su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia. Pace, misericordia uguale. Oggi siamo nel tempo della matematica, delle formule. Permettete che ne faccio una. Pace, misericordia uguale benedizione di Dio. Alleluia al Signore, che Dio ci benedica, fratelli e sorelle. Voglio concludere col saluto del fratello Paolo. E il fratello Paolo, il fratello che era Saulo, divenne Paolo e apostolo di Gesù Cristo, che ancora conclude questa epistola dicendo: fratelli, e io dico anche sorelle, e dico anche a coloro che sono all'altra parte, perché non posso dire amici. Questo saluto è per i fratelli, per le sorelle. No, non voglio offendere nessuno, io posso salutare con buongiorno e buonasera a tutti quanti. Salutiamo tutti, cerchiamo di essere educati, questa è parte dell'educazione personale, vero? Ma qui c'è un saluto, è un saluto ministeriale, un saluto spirituale, ma c'è anche un augurio spirituale, anche se sto usando una parola che è presa da, come derivazione da un termine che non è molto cristiano, gli auguri o gli auguri, sappiamo chi era, ma ormai fa parte del linguaggio umano e esprime qualcosa. L'augurio più grande che per questa parola anche gli amici in questo momento ricevono Gesù nel cuore. Come si riceve Gesù nel cuore? Riconoscendo la tua indegnità, non facendo altro che dire: Signore, in questo momento, Padre, io voglio essere figlio tuo, perché ricevo Gesù nella mia vita come personale Signore, Salvatore e Redentore. E col tuo aiuto voglio sforzarmi a fare la tua volontà. E allora in questo saluto ci entrerete tutti quanti. Vogliamo che ci entrino tutti quanti. Fratelli, sorelle, la grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia col vostro spirito. E il popolo risponde: Amen. E Dio vi benedica. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Vogliamo pregare ancora per coloro che sono a distanza, poi pregheremo ancora se ci sono delle necessità nella sala. Gloria a Dio. Chiniamo il nostro capo. Re della gloria, Signore dei signori, Padre santo, Padre buono, vengo a te nel nome di Gesù per glorificarti, lodarti con tutto il cuore. Padre, siamo veramente gioiosi e io particolarmente ti sono riconoscente, perché questa parola ha benedetto prima il mio cuore, e sono certo, Signore, che avrai benedetto tante altre anime, tanti altri cuori, perché, Signore, la tua parola è meravigliosa. Signore, noi siamo soltanto dei canali, semplici canali, canali umili, canali che non hanno nessun'altra ambizione che mostrare e ancora la tua gloria agli altri, quello che hai mostrato prima a noi. Padre, in questo momento ti presento quanti che con cuore sincero riconoscono la loro vita sbagliata, riconoscono che le regole, le situazioni, gli apposentimenti, che il peccato ancora dimora nella loro vita, nel loro cuore, in questo momento per il sangue di Gesù, Padre, ancora essi possono ricevere perdono e consolazione. Signore, toccali in questo momento, benedici quanti in questo momento si rivolgono a te con fede, con sincerità, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Sentirsi soli in un'immensa folla, gente che parla e non comprendi nulla, cerchi qualcuno che possa consolare quell'amarezza, quel vuoto dentro il cuore, di passare la gente così allegra, allegra fuori
ma dentro è come me, sta recitando solo la sua parte, ma questa parte ci porterà alla morte. Poi alzo gli occhi e guardo verso il cielo, come perfetto qualcuno l'avrà fatto. E mentre penso a questo immenso strano, una dolce musica mi arriva da lontano. E intanto alla ricerca di quel suono, io mi ritrovo in una grande piazza, al centro un gruppo di persone che suona, canta e danza. E nel mio cuore si accende una speranza. Poi s'alza un uomo e parla a tutti quanti di un uomo in croce che è morto anche per me. Voglia di vivere non ne avevo più, ma da quel giorno è nato in me Gesù. Io voglio vivere, io voglio vivere. Sempre più io voglio vivere, io voglio vivere, io voglio vivere con te Gesù. Quell'amarezza, quel vuoto dentro il cuore si sono trasformati in un immenso amore. Or voglio vivere, soltanto vivere, vivere sempre insieme con Gesù. Io voglio vivere, io voglio. Gesù, sì, io voglio vivere, io voglio vivere, io voglio vivere, io voglio vivere con te, Gesù, sempre di più. Thank you.